Ringrazio Gianni Barosini, che è stato lui l'ideatore, quello che ha voluto questa manifestazione, che per me è molto importante perché in Alessandria è la prima volta che in un ente istituzionale si parla di questi argomenti. E meno male, perché i tempi sono veramente, anzi forse siamo anche un po' in ritardo, perché la situazione è veramente grave. E è molto importante l'informazione, le persone si devono informare, ognuno di noi deve ogni giorno quotidianamente informarsi per conto proprio, anche non solo dai mass media, che sappiamo sono leggermente di parte, e ci deve informare, deve studiare, dobbiamo studiare, dobbiamo dedicare il nostro una parte del nostro tempo libero anche a queste cose qui, perché non sono argomenti che ci hanno insegnato a scuola e nel corso della nostra vita, per cui ce li dobbiamo andare a cercare noi, ce li dobbiamo studiare noi. Però per fortuna abbiamo in Italia molti economisti che ci stanno illustrando quali sono i sistemi per uscire dall'euro e anche ci spiegano quali sono le modalità, ma soprattutto quali sono le motivazioni che ci devono indurre a preferire questa soluzione. Marco Della Luna e Monia Benini, anche loro sono di questa scuola, anche loro pensano che per risolvere i problemi dell'Italia bisogna sicuramente affrontare il problema delle sovranità che abbiamo perso, soprattutto di quella monetaria, che è la più importante, perché da quella poi derivano tutti gli altri problemi. Marco Della Luna è un noto avvocato cassazionista, laureato anche in psicologia, quindi lui si occupa molto spesso di cause inerenti, questioni legate anche a questioni legate in cui ci sia anche bisogno di un supporto psicologico. È un avvocato del Foro di Mantova, è un esperto di economia, ma anche di sistemi di manipolazione mentale, di controllo sociale. Tant'è vero che alcuni dei suoi testi, tipo Neuroschiavi o anche Oligarchie per popoli superflui, trattano proprio di queste tematiche. Infatti il suo blog parla di cratesiologia, questa materia che tra l'altro è un termine che io non avevo mai sentito fino a... che vuol dire proprio sistemi di manipolazione... di dominazione sociale. Marco ha scritto circa una quindicina di libri, di cui molti sono stati tradotti in varie lingue, soprattutto in francese, e alcuni come Euroschiavi sono stati ripubblicati varie volte in varie edizioni aggiornate. Gli ultimi libri sono Cineteuro, Uscirne e risorgere, come ripartire dopo il collasso globale dell'economia, in cui parla di signoraggio, di golpe bancario e di debito infinito. Infatti è molto molto attinente alle tematiche che vogliamo sviscerare questa sera. E poi l'altro ultimo è Traditore al governo, che è anche in formato ebook, quindi potete comunque trovare questi libri sia nel tavolo là fuori e sia alla libreria Ubic. Traditore al governo, scusa, l'ultimo che è un ebook. Il Signore della Catastrofe. Il Signore della Catastrofe è anche come ebook, lo potete. Venendo in questo paese si sta superando veramente un limite, secondo me abbiamo veramente varcato la soglia limite, soprattutto da quando abbiamo saputo che la Corte Costituzionale dopo 8 anni ha dichiarato incostituzionale la legge elettorale Porcellum, dopo tutti questi anni, 8-9 anni, mandando a scatafascio tutto il sistema che si è creato, che per carità forse non è un male. Però com'è la situazione adesso? Che cosa dovremo fare per noi italiani? Quali saranno le strade a livello politico, anche i partiti a livello politico? E poi vorrei che ci spiegasse soprattutto questi ultimi 20 anni dopo il famoso incontro su Britannia del 2 giugno 1992.
decise le spartizioni, le privatizzazioni del patrimonio industriale e industriale italiano, ecco, quali sono stati gli sviluppi di questi ultimi 20 anni. Lui comunque si è fatto le sue slide, quindi ci farà la sua trattazione dei temi che vuole sviluppare questa sera. Quindi inizia l'avvocato Marco Della Luna, grazie.